Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutto tech. Per prima cosa vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e attivare la campanella per non perdere i video che arriveranno prossimamente. E se poi volete abbiamo anche il tasto grazie che ci è stato abilitato da poco tempo e serve per poter sostenere il canale anche semplicemente con un caffè. Detto questo, arriviamo al succo del video. Il succo del video oggi verte su una volta, praticamente fino a poco tempo fa, forse un mese fa, non tutti gli Echo Show avevano la possibilità di diventare un photo frame, diventare una cornice digitale. Adesso invece questa cosa è stata ampliata, perché prima invece solamente l'Echo Show 15 aveva questa possibilità. Fortunatamente Amazon ha dichiarato che si può fare adesso su tutti gli Echo Show, ma c'è un però. Il però consiste nel vi dà la possibilità di riprodurre le vostre foto con una bella presentazione, tutto quello che volete, ma solo per 3 ore per adesso. Non so la motivazione, non ho trovato nulla in merito, ma per adesso è così. Quindi prendetevi la notizia così come ve la do, perché anch'io ho guardato un po' dappertutto, ma l'unica notizia che ho trovato è per adesso 3 ore. Io per esempio utilizzo Amazon Photos. È un'applicazione che scaricate, accedete coi dati di Amazon Prime, quelli che è l'account di Amazon che avete. Fatto questo, caricherete tutte le foto, deciderete se farlo in automatico o selezionare voi le foto, perché l'applicazione di default assimila, carica tutte le fotografie che avete nella vostra rubrica del cellulare e ve le mette a disposizione. Dopodiché voi potete creare una cartella da virtualmente inviare al vostro Echo Show e questo, tramite questa applicazione, vi mostrerà tutte le foto che avete selezionato. Vi posso garantire che magari come arredo, soprattutto per un Echo Show, è un qualcosa in più. Ci sono stati anni dove le cornici digitali costavano veramente uno sproposito e parecchia gente le acquistava perché comunque era un complemento d'arredo, faceva girare tante foto e dava la possibilità ogni tanto di dare una sbirciata anche ai vostri ospiti. Lo so che è una cosa tediosa far vedere le foto, è capitato anche a me di andare a casa di altre persone che queste ti tiravano fuori album fotografici o tiravano fuori il computer e ti sparavano 1000 foto e tu alla fine andavi via con la flebo al braccio perché non ce la facevi più. Però diciamo, vi posso garantire che questo modo è veramente un qualcosa di poco invasivo, perché la lasciate lì esposta, se qualcuno vuole guardarla, e poi per 3 ore, quindi arrivate a quel limite la farete ripartire, ma se siete veramente sadici nei confronti dei vostri amici o parenti. Come far partire questa funzione? E adesso ve lo mostro. Fai partire photo frame. Ecco alcune delle tue foto. E qui vi fa partire poi le fotografie. Amazon dichiara che le uniche indicazioni che troverete in basso sulle vostre fotografie sono la data e il nome dell'album. Amazon ha ampliato questa funzione su tutti gli Echo Show semplicemente anche perché di solito nella home page ci sono molte informazioni che sì, sono utili, però se non richieste potrebbero diventare noiose sempre da vedere quelle. Quindi avete la possibilità di fare questa cosa che arricchirà sicuramente il vostro Echo Show. Video veloce per potervi spiegare questa funzione che è stata ampliata finalmente su tutti gli Echo Show. Il video si conclude qui, spero vi sia stato utile, ci vediamo al prossimo. Ciao!